Ma quanto è bella questa sigla, ma quanto è bella. Buongiorno Francesco, mi piace sempre di più. Benvenuto alla terza puntata. Siamo veramente felici di aver prodotto almeno una bella sigla. E il fatto che nel gioco della sigla alla fine ci metto la faccia è ancora più carina la cosa. Buongiorno amici Biblio Boom seguaci, li posso chiamare così, così. Sì. Seguaci mi piace, ci sta bene. Ci Oggi seguono qui. puntatona, Francesco. Oggi puntatona. Benissimo. Parleremo di grandi cose con un ospite, però non diciamo ancora nulla. Facciamo l'effetto sorpresa come al solito. Anche perché oggi abbiamo come dire, un ritorno, un Oh, grande finalmente ritorno. devo dire che questa cosa qua mi rende felice. Mi rende felice perché a Biblioboom mancava Elios, il sostegno, colei che comunque ha dato anche un contributo a rendere bella Biblioboom Radio. Adesso però col podcast, con Ci metto la faccia, si è preso qualche puntata per capire di esserci e l'abbiamo convinta. Dai, Bene, ma presentala, anche perché presentala subito. i grandi VIP si fanno attendere, non è che prima puntata bella bella arriva, lei si fa desiderare. Ma buongiorno Erika, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma che meraviglia, ma come stai? Molto bene, grazie. Sono molto felice di essere con voi. Anche noi. Sì, E anche finalmente noi. ci metto anche la faccia con la mascherina. Ecco qua, vedo che sei in ufficio, vedo le colleghe che passano, vedo che sei operativa dalla biblioteca, perché veramente a te abbiamo un sacco di domande da fare, abbiamo un maggio odoroso, diceva il poeta, e allora a te chiediamo che cosa accade a maggio di solito in queste biblioteche? Accade il Maggio dei Libri, che è un evento che parte sempre a maggio in tutta Italia. Stiamo preparando un sacco di eventi e mi dispiace, non posso dirveli ancora perché sono tutti in Ci tieni in preparazione, sospeso. ma seguite la nostra pagina Facebook, come sempre la nostra pagina delle biblioteche civiche di Sesto San Giovanni, mi raccomando, lì troverete sempre tutte le puntate di Biblioboom, ovviamente, e tutti gli eventi che faremo con il Maggio dei Libri. Ecco qua, che bella, è una bellissima cosa. Mi mancava un po', Elios, questo nostro, diciamo, promuovere le attività anche dal punto di vista di Erika, che si occupa, è la nostra performer, che detta le regole della comunicazione attraverso la nostra pagina Facebook. Eh Perciò sì, sono è contento. lei la fautrice dell'informazione. Tutte le varie iniziative che saltano fuori passano tra le mani di Erika. Erika, abbiamo provato a raccontare quelle meravigliose cose, tu non eri, non c'eri, non è, però abbiamo raccontato quella bellissima mostra che ho visto oggi, che è ancora esposta, perciò lo vogliamo ricordare ai nostri amici quanto è costata a livello di tempo e di ricerca da parte tua e di Elios quella mostra che è ancora esposta, perciò se hanno voglia di venire a visitarla, ma pensaci tu a raccontarla questa. Certo, allora abbiamo festeggiato, come tutti sapete, il Dante D e abbiamo fatto questa fantastica mostra che è ancora esposta nelle vetrate del teatrino, qui nel nostro cortile della biblioteca. Si può venire a vedere nell'orario ovviamente di apertura della biblioteca e sono informazioni, curiosità sulla vita, sulla scrittura di Dante. Ci Una sono un sacco di ricerca durata un cose. anno, Erika. È È un durato un anno anno, sì. che hai scritto, però è lì, ed è lì. Perciò veramente andate, 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 perché dal cibo preferito fino a delle meravigliose curiosità mai sentite, almeno personalmente non le avevo mai sentite. Sì. Perciò siamo Modi contenti. di dire, canzoni, c'è di tutto tra le varie curiosità
che trovate in teatrino rispetto ad Anna. Allora, noi abbiamo già l'ospite pronto, abbiamo già l'ospite sì. Volevo solo aggiungere una cosa. No, ma infatti, no, però ti diamo ancora quei 3 minuti che poi ti avvicinano alle 17:30, come d'accordo. Ok, allora, volevo ricordare a tutti che le biblioteche hanno riaperto il sabato, ma solo su appuntamento. L'appuntamento si può prendere o dal catalogo online salendo sulla biblioteca centrale di Sesto oppure sulla biblioteca dei ragazzi di Sesto. In basso alla pagina trovate il rettangolo dove fare la prenotazione. Basta inserire veramente 2 dati e si è preso l'appuntamento. Se non si ha il tempo per fare la prenotazione dal catalogo, potete tranquillamente chiamare la vostra biblioteca e prendere un appuntamento direttamente per telefono. Semplicissimo. Bellissimo. Tranquillamente il sabato, quindi mi raccomando, prendete l'appuntamento. Ok, allora è 27, siamo stati nei tempi, ti ringraziamo Erika e grazie per essere tornata, ci sarà tutte le volte da oggi Biblio Boom anche insieme a Erika nella parte iniziale. Ciao Erika! Ciao e grazie, buona giornata! Ciao, grazie! Un abbraccio! Eccoci qua, Elios, allora, ci siamo e siamo al momento clou dell'ospite, al momento, però volevo che tu magari preparassi tutti noi a questo momento, che per me, per la mia famiglia è fondamentale, e poi ti spiego il perché. Ci proviamo. Quando abbiamo fatto la promozione a questo nuova Biblio Boom, avevamo promesso che non avremmo parlato solamente di libri, ma avremmo parlato un po' di tutto quello che ruota attorno alla biblioteca. E da un po' di anni, più che attorno, proprio dentro alla biblioteca, abbiamo anche parecchi giochi che tengono compagnia ai più piccoli, ma anche ai più grandi, perché il nostro obiettivo è quello di tirare dentro anche gli adulti in questa cosa. Quindi io sono veramente contento di presentare Emanuele. Eccolo che compare, buongiorno. Buongiorno a voi, ciao. Buongiorno, grazie per aver accolto l'invito. No, è stato un piacere, grazie a voi, grazie mille. E Emanuele, come stavo dicendo, è l'ideatore di quasi tutti i giochi della casa editrice di Creativamente, che noi abbiamo tantissimi giochi, tra l'altro in biblioteca di questa casa editrice. Noi ci conosciamo, abbiamo avuto modo di fare delle cose assieme, delle giornate anche all'interno proprio della biblioteca di Sesto San Giovanni. Quindi ecco, è con grande piacere un ritorno, diciamo, per Emanuele con Sesto San Giovanni. Intanto anch'io ti ringrazio di aver aderito a questa iniziativa di Biblio Boom. E come va, Emanuele? Come stai? Tutto bene, grazie. Chiaramente anche noi siamo un po' provati da questo ormai più di un anno di pandemia che ha rivoluzionato tutto, oltre alla vita privata anche il lavoro, perché sai, un conto dire che i giochi da tavolo sono cresciuti e poi dopo però la filiera è lunga, quindi prima che la scatola arrivi in famiglia, nella casa, c'è tutto il processo di commercializzazione che in realtà si era inceppato, e quindi però abbiamo trovato modo di fare fronte e niente, anzi abbiamo reagito accelerando, quindi lanciando quest'anno più giochi che negli anni di quanto mai fosse succeduto in passato, quindi siamo gasati.
ho interrotto adesso perché stavamo proprio lavorando su un gioco nuovo che uscirà a settembre, quindi siamo sempre sul pezzo. Dopo un po' di curiosità su come nasce un gioco te le chiediamo, perché noi siamo abituati a vedere la scatola bella che è pronta, però in effetti c'è tutto un lavoro dietro che neanche ci immaginiamo. Io entrerei subito nel merito del discorso dicendo appunto che oramai nelle biblioteche le biblioteche stanno diventando sempre più un luogo di aggregazione, non solamente un luogo dove si possono trovare libri o andare a studiare, e sono entrate diciamo alla grande nelle biblioteche anche i giochi. Oramai è da molti anni, da più di 10 anni che esiste questa iniziativa che è l'IGD, che è la Giornata Internazionale del Gioco e del Videogioco nelle biblioteche. E anche noi con il consorzio, e soprattutto anche a Sesto, ogni anno a novembre facciamo varie iniziative riguardanti i giochi e i videogiochi. Io e te, Francesco, 2 anni fa avevamo fatto grandi cose, e proprio 2 anni fa aveva partecipato anche creativamente all'interno di questo IGD. Quindi io quello che noi volevamo chiederti, Emanuele, è il tuo punto di vista del gioco all'interno delle biblioteche. Secondo te perché è così importante introdurre anche questo nuovo metodo di socializzazione? Vabbè, no, è fondamentale, perché il gioco fortunatamente negli ultimi anni sta vivendo un momento di grande rinascita. Io sono ultra cinquantenne e ricordo che quando avevo dai 15 ai 18 ai 20 anni giocavamo spessissimo con i giochi da tavolo, quindi ricordiamoci Monopoli, Risico, quei giochi lì, che sono tuttora dei classici che giochiamo tutti. E poi invece il gioco si è perso, quindi c'è stato un lunghissimo periodo di buio durante il quale i bambini facevano altro. La riscoperta è stata, secondo me, una decina d'anni fa, tra l'altro creativamente è nata 20 anni fa, 19 anni fa, quindi quando io ho iniziato questa mia avventura, poi magari vi racconto com'è nata, se può interessare, però il gioco da tavola, il gioco di società era ancora un attimino in naftalina. Poi pian pianino si è risvegliato e una delle poche, non la chiamerei nemmeno così, comunque una delle cose che sono successe con il Covid è stato quello di dare un'ulteriore vampata alla diffusione dei giochi da tavolo. Però il gioco da tavolo è, secondo me, il massimo per un bambino. Io mi ricordo quando facevo le fiere ancora 5-6 anni fa, quando un bambino arrivava, magari, non so, al Salone del Libro di Torino, anche delle fiere minori tipo il Pisa Book Festival, Più Libri Più Liberi a Roma, e vedeva 100 editori, di cui 95 librai e 5 che facevano giochi, era molto incuriosito e molto attratto dalla pedina, dal dado, dal tabellone, dai colori. È un mondo che appassiona e attrae il bambino, non solo il bambino, ma in particolare il bambino. È come assaggiare un cibo che non conosci. Vai in un paese che non conosci, vai in India, vai in Messico, vai in Cina, assaggi una cosa che non ti piace, devi avere la curiosità di voler assaggiare, ma poi ne sei piacevolmente sorpreso. No, è soltanto un gusto diverso, e anzi ti viene voglia all'inizio di provare, di giocarci sempre di più. Quindi il gioco non delude, perché è un pochettino una scusa per stare insieme. Perché si chiama gioco di società? Perché è una scusa per stare insieme. È un po' come se usciamo noi tre in amicizia, cosa facciamo? Andiamo a mangiarci una pizza, andiamo al ristorante, però lo scopo non è mangiare, lo scopo è stare insieme e raccontarcela, quello che ci è successo. Allora, c'è gioco e gioco. È chiaro che il gioco stracompetitivo, per cui ci ritroviamo noi tre e chi perde va via arrabbiato e chi vince è contento, non è quello di cui sto parlando io. Io sto parlando del gioco di società, che è un elemento di socializzazione, un elemento che unisce più generazioni, quindi non necessariamente non soltanto genitori e figli, ma anche i nonni, ok? Quindi i bambini in età scolare, i genitori e i nonni, così. Mentre si gioca, succede la casella strana, la pedina che cade, e il nonno si ricorda un aneddoto di 50 anni prima e lo racconta ai nipoti, coi figli che ascoltano. È veramente, secondo me, il massimo. Bellissimo. Quindi questo, secondo me, è il gioco di società. Quindi non c'è motivo perché non entri in biblioteca. Perché è una cosa che, esattamente come il libro,
non voglio dire, insomma, stimola tutto, stimola l'intelligenza, quindi è un prodotto ricco. Quindi è il suo posto la biblioteca, assolutamente. Fatemi dire, era strano che non ci fosse prima, però si chiama biblioteca, quindi ci sono stati i libri. Però queste biblioteche che sono cresciute in Italia, l'IGD, io ho partecipato dal primo IGD, sempre mi avevano chiamato per regalare dei giochi, per offrire le biblioteche, abbiamo sempre partecipato con entusiasmo, ma è stata un'iniziativa bellissima. Quindi dovete continuare. Io poi che voi so che voi siete una biblioteca illuminata, che avete sempre investito, perché ci sono degli appassionati. Ecco, una cosa importantissima da dire è questa: se io metto un libro in biblioteca, il fruitore viene, lo prende, magari vi chiede qualche consiglio, però magari basta il titolo, lo prende. Se invece una famiglia, una mamma, un papà, una coppia di mamme, di amiche vengono per provare il gioco, ecco, può essere uno scoglio. Cioè, se non c'è chi come voi lo conosce, le sa, numero uno, le sa consigliare, poi dopo che l'hanno scelto, si siedono, lo provano, le sa avviare, è proprio come una macchina, cioè le sa mettere in moto. Dopo i primi 5 minuti giocano da soli, ma all'inizio guardano il manuale di istruzioni e si spaventano. Adesso no, mi piace tantissimo questo approccio pedagogico, per come veramente anche dal punto di vista della famiglia è il valore del gioco, perciò assolutamente d'accordo. Vabbè, Helios ha iniziato già da un po' di anni ad utilizzare nella biblioteca centrale di Sesto San Giovanni da piccoli giochi fino adesso ad avere un grande parterre, cioè ne abbiamo tantissimi lì di disponibili. Allora, volevo raccontare un aneddoto meraviglioso che ho avuto personalmente a che fare con Creativamente. Io ero a Lucca Comics il 2014-13, non mi ricordo, un po' di anni fa. Ad un certo punto arrivo in questo meraviglioso, perché è appassionato anche con mio figlio, abbiamo questa cosa che ci accomuna un po'. Allora siamo andati a visitare il posto dove c'erano i giochi da tavolo e incontriamo te, Emanuele, poi c'era anche un altro, una ragazza, non mi ricordo. Siamo sempre in tanti, sì. Ci siamo messi lì a giocare ad un gioco, cioè nel senso che lì, al di là dell'aspetto di vendere il gioco, ma loro hanno veramente, come dire, entusiasmato il nostro modo di essere lì visitatori, perché c'erano dei tavolini messi a disposizione dalla fiera, dall'organizzazione, ci siamo messi lì e abbiamo giocato un quarto d'ora, che per loro in fiera un quarto d'ora è tantissimo, ci siamo messi a giocare ad un gioco, però tu non te la ricordi naturalmente, però io a Lucca Comics, milioni di persone, quando ci potevano essere questi affollamenti, e tu ricordo che hai giocato insieme a me al mio ragazzo. Non sai quanto ci mancano tutti noi di Creativamente le fiere. Infatti adesso forse ce n'è una che parte a metà luglio e litigheremo per chi andrà a farla, perché vogliamo farla tutti. La domanda è questa: qual è il valore di andare a raccontare anche a livello propedeutico, pedagogico, il gioco da tavolo nelle fiere? Io devo vincere di solito, oppure il valore viene apprezzato perché all'interno delle fiere c'è gente che è, diciamo, un po' addetto ai lavori? Ma ci sono tutte e due, gli addetti ai lavori, che sicuramente magari li conoscono già anche i giochi, si sono documentati prima di andare in fiera e quindi vengono per tastarli, per vederli proprio dal vivo. Ma la cosa, secondo me, l'esperienza secondo me più appagante per noi editori è con il visitatore occasionale, che magari va a farsi la passeggiata, magari va a Lucca Comics perché gli piacciono i cosplay, o va da un'altra parte perché gli piacciono i libri, poi capita davanti a uno stand, come può essere il nostro o di altri, se è ben chiaro, di giochi, e ripeto, sortisce quell'effetto interesse, curiosità, quasi sorpresa, che poi dopo scatena e dopo stanno davvero lì un quarto d'ora, mezz'ora a giocare, non si staccano più. E poi noi abbiamo, secondo me, questo fatto di fare un catalogo di giochi, io dico educativi, ma comunque su delle tematiche, c'è il gioco sulla storia, sullo yoga, sui colori, sulla matematica, sull'inglese, sulla geografia, sulle scienze, sul corpo umano, per cui poi alla fine becchi l'interesse di chiunque.
Cioè è difficile che ci sia uno che sia insensibile a tutti i giochi e quindi si appassiona. E quindi vedere che un argomento è stato vivisezionato, cioè prima scomposto, per poi dopo essere rimescolato e buttato tutto dentro una scatola con un gioco, con una sua meccanica, con delle regole e anche con la possibilità di competere, è una cosa che desta sorpresa e interesse sicuramente. L'effetto sorpresa di cui stai parlando te lo vediamo poi anche nelle biblioteche, forse ancora di più, perché intanto uno magari non si aspetta, una persona che viene in biblioteca, di trovare i giochi. Poi una volta che comunque sia, magari gli viene spiegato il gioco, o adulto, bambino che sia, poi comunque questa cosa suscita appunto curiosità e poi magari la volta dopo ne chiedono un altro e così via. Anche per me è stato lo stesso. Io 4-5 anni fa, quando ho iniziato in biblioteca, ammetto ne sapevo veramente, veramente poco. Poi la cosa mi ha incuriosita, all'inizio quasi, passami il termine, dovevo farlo perché dovevo documentarmi, quindi certo. Era un duro lavoro portare a casa i giochi, ma qualcuno doveva pur farlo e studiarli ed è un mondo proprio da scoprire. Ci sono tantissimi giochi anche vostri, ce ne sono un sacco sai cosa succede certe volte? Super Goal, Flaghi, ho preso delle sonore legnate anche tu Francesco, ammetto, coi tuoi figli a questi giochi, ed è proprio un mondo infatti ho un sacco nuovo, di domande qua. Per Emanuele rispetto a come pensa i suoi giochi. E infatti questa li domanda molto, li vedo molto non per i cinquantenni, quasi coetanei, Emanuele, ma no, più per, cioè nel senso che secondo me c'è una mano di agevolazione rispetto ai ragazzi, o c'è un'elasticità mentale maggiore, però ho un sacco di domande rispetto a come costruisci un gioco, come lo imposti. Adesso ti rispondo, volevo soltanto dire una cosa per attaccarmi a quello che ha detto Elios, che c'è talvolta, io lo vedo nei negozi, cioè la mamma, la nonna, il papà che entra e dice cosa posso regalare al mio bambino, il commesso se regala un giocattolo, una ciotola, un libro, una cosa, un peluche, non deve fare altro che mostrarglielo. Il gioco, la seconda domanda che fa il potenziale compratore è come si gioca? E quindi c'è la paura, perché siccome non lo conosco, allora non glielo propongo. Non fate lo stesso errore in biblioteca, cioè piuttosto studiateli, giocateci, portateveli a casa, perché poi dopo è un grosso valore. Sì. Cioè, questo è, capite? Cioè, sei sul crinale e devi riuscire a scoprire il gioco. Quando lo fai tuo, lo conosci, a quel punto è la prima cosa che ti viene da consigliare. E quindi alla persona che entra in biblioteca sarà una cosa che consiglierete con piacere. Ok, scusate, mi sono fatto questa premessa. No, facciamo di solito, noi facciamo dei gruppi di lavoro, nel senso anche come biblioteche, per sui libri, sulle catalogazioni, insomma facciamo un sacco di, come dire, formazione e autoformazione. E la cosa carina è che oramai, vabbè, abbiamo persone formate. Elios, per esempio, è il master chef della cucina giochi in scatola, perciò ogni volta che però ci spostiamo, che andiamo a sviluppare anche un evento legato ai giochi, ci mettiamo giù, e a Elios, se dobbiamo sostenerlo magari in un'organizzazione legata o in un evento legato ai giochi, Elios lo tampiniamo, ci mettiamo lì, giochiamo nei giochi, giochiamo con i giochi, giochiamo sui giochi, giochiamo nei giochi. Cerchiamo sempre anche noi di arrivare preparata. Sono d'accordissimo. Il valore di un gioco, il valore della regola, della propedeutica, ma della pedagogia, è proprio quello di conoscere le regole e farle rispettare all'interno di questo contesto che è gioviale, giocoso. Perciò, se non è così, che gioco è secondo te, Emanuele? Puoi non dimenticarti della domanda di prima, di come ti inventi i giochi. Va bene. No, secondo me il gioco deve essere innanzitutto accessibile a tutti. Infatti, noi abbiamo una cinquantina di giochi a catalogo e raramente li abbiamo uccisi, no? Sapete che sui libri è raro che si faccia la seconda edizione o la prima ristampa, mentre noi fortunatamente sono dei giochi che poi restano a catalogo perché
pur vendendo un po' meno anno dopo anno, però continuano sempre a suscitare interesse. La cosa che noi cerchiamo di mettere proprio dal primo step della progettazione è l'accessibilità a tutti. Mi spiego. Quando si dice giochi in famiglia, abbiamo appunto i figli. Quindi se fai un gioco troppo difficile per i bambini, lo possono guardare papà e mamma che giocano, ma non possono giocare. Se fai un gioco troppo semplice, troppo banale, il papà e la mamma giocano per amor proprio, ma si annoiano tremendamente. Noi invece cerchiamo, ripeto, speriamo di riuscirci, non voglio essere presuntuoso in questo, però di fare una meccanica abbastanza semplice e i contenuti, quindi se ci sono delle domande di geografia piuttosto che delle prove da superare, li facciamo almeno a due livelli, talvolta anche molti di più. Questo cosa vuol dire? Che il bambino che sta alla scuola elementare, se c'è una prova da superare, farà la prova più semplice e il papà o la mamma faranno la prova meno semplice o più difficile che dir si voglia, ma poi la meccanica di gioco sarà esattamente la stessa. Quindi questo li mette alla pari e consente a tutti di giocare insieme. Ok, quindi questo qui è un aspetto secondo me fondamentale. Poi quando vi parlo di prove e di domande capite che è lì che cerchiamo noi come creativamente di inserire l'aspetto educativo, pedagogico, che poi vale anche per i grandi. Cioè tu alla fine se fai una partita, un gioco e ci sono dei contenuti, delle prove da superare, delle domande e così via, anche il grande si alza alla fine della partita che ha imparato qualcosa. Ed è bello perché poi dopo torni a casa e te lo ricordi. Quindi questa cosa qui noi lo chiamiamo retrogusto educativo, è una cosa che ci contraddistingue e che cerchiamo sempre di mettere. E vabbè, poi il divertimento, cioè la cavolata, la battuta, la cosa che a un certo punto leggi una carta per leggere la prova e trovi tre possibili risposte, la A, la B, la C, e una delle tre visibilmente sbagliate fa ridere. E ci vuole, cioè spezza il ritmo, no? La discontinuità nel gioco. Sì. Come si pensa il gioco? Lo volete sapere? Chiedevamo anche oggi pomeriggio di sfatare un attimino il mito che i giochi sono complicatissimi. Per carità, magari ce ne sarà qualcuno di giochi. Ma no, ma siamo noi che siamo cambiati. Infatti, siamo noi che non ci sforziamo più neanche di perdere 10 minuti a leggerci quelle due paginette. Bravo, tante pagine era il manuale. È il manuale di istruzione di Monopoli, di Risico, sarà 7-8 pagine. Ok, adesso se il manuale istruzioni supera la pagina, non riesco a giocare, è complicato, ci vuole il video su YouTube. Ma soprattutto per i grandi vale questo discorso. Soprattutto io c'è più la pazienza, non fai in tempo a togliere il cellophane e aprire togliere il coperchio che devi incominciare a giocare. Non bisogna, cioè è un gioco di società, ok? Quindi deve essere una cosa tranquilla. All'inizio alla fine. Esatto. E quindi è un pochettino una forma mentis nostra, dei giorni nostri, di tutti noi che siamo abituati a correre, no? E quindi le mail le leggiamo di fretta, vogliamo leggere di fretta anche un regolamento, ma questo è sbagliato. No, i giochi, anzi, secondo me, sono mediamente molto più semplici. Cioè ci sono delle meccaniche molto semplici, anche perché poi essendoci più cultura del gioco il problema si pone sicuramente di meno, certo. È vero. Emanuele, scusa, al volo poi ti dire, ma cosa ne pensi quando dicono che i giochi da tavolo sono per nerd? Ci sono tantissimi ragazzi, tantissime persone che hanno come hobby, come passione quella del gioco da tavolo, come chi ce l'ha per la musica, chi ce l'ha per lo sport e tante altre cose. Secondo me è una bella passione. Ecco, poi lì bisogna distinguere tra chi gioca magari al videogioco solo offline, quindi gli amici in realtà non li vede, non sto parlando di questo anno di pandemia, sto parlando anche di prima. In generale. Da me è una cosa bella. Ecco, io che ho fatto anche tanto sport da giovane, penso che lo sport sia molto formativo, la competizione e l'agonismo sia importante, ma senza esagerare. Cioè adesso c'è la cultura della vittoria, se arrivi secondo sei un nessuno. Questo è sbagliatissimo. Io quando facevo i laboratori nelle scuole, perché a me piaceva andare nelle classi a tenere 30 bambini e farli giocare per un'ora, la prima cosa che diceva, li dividevo in 5 squadre, quanti siamo? 5 squadre. Quanti vincono? 1. Quanti perdono? 4. Quindi è più facile vincere, più facile perdere. È più facile perdere, gli dicevo io. E quindi uno vincerà e 4 perderanno. L'importante è che ci saremo divertiti e che avremo imparato qualcosa. Poi alla fine comunque chi perdeva si arrabbiava.
però lo faccio con mio figlio che ha 7 anni, insomma è difficile, ma perché secondo me c'è questa cultura che passa nei media, che passa dovunque, che vincere è importante. E purtroppo ragazzi il mondo cambia, io non è che voglio essere nostalgico, ma è così. Però no, il nerd ci sta bene, anzi, ben venga. Il nostro tipo di prodotto, il nostro tipo di gioco è più per la famiglia, per il giocatore occasionale. Occasionale che poi dopo conosce il gioco e va avanti. Utilizzano. Ma non il nerd, quello che non fa in tempo a uscire una variante, un'espansione di un gioco che lo sa prima ancora dell'editore. Ecco. No, però io li apprezzo. Cioè, secondo me, come hobby, è un hobby bellissimo, ecco, assolutamente. Sì. È vero, assolutamente meglio, assolutamente meglio di tanti altri, soprattutto quando comunque si ha un hobby che non si porta avanti in completa solitudine, ma si tende a condividerlo e a socializzare ben venga, assolutamente. Ben venga, decisamente. E Fra, quindi adesso è il momento del domandone che dicevi prima, come si fa a inventare un gioco? Oggi, scherzando con Emanuele, ci dicevamo, ma ci sono i grandi artisti, si svegliano di notte alle 4 e ti mettono giù una canzone. Pensavamo a Emanuele che si sveglia alle 4 e crea un gioco. Allora, talvolta è successo. Talvolta è successo, lo ammetto, anche perché io dormo poco. Io ho la fortuna che mi bastano 5-6 ore e sono pimpante, quindi se vado a letto a mezzanotte mi sveglio alle 5, oppure se per venire a lavorare normalmente posso andare a letto alle 2 senza problemi. Quindi talvolta succede anche di notte, anche perché di notte c'è silenzio, questo sì. Però le idee vengono da sole, cioè, quindi ci sono sostanzialmente due modi di fare un gioco, Francesco. Arriva l'idea che ti fa toc toc e tu a quel punto lì ti ci metti. E, oppure devi fare un gioco, o perché lo vuoi fare, o perché ti è stato commissionato, comunque hai un'idea, e a quel punto lì devi scervellarti per trovare l'idea, perché non è stata l'idea a bussarti, ma è una cosa che devi fare, proprio come un lavoro qualunque. Allora, creativamente è nata 19 anni fa, io sono laureato in informatica, facevo quel lavoro lì, ero felicissimo. Lavoravo in una grande azienda di 1000 persone, ero un manager con 70-80 collaboratori che lavoravano per me, quindi non c'era alcuna ragione per cambiare lavoro. E poi ho inventato un gioco, quindi è stato il gioco Fammi Toc Toc, che è poi il mio primo gioco, che è il Parolandia, il gioco dove tu con delle parole devi fare delle frasi. Quindi l'idea dello scarabeo è quella di avere delle lettere per formare delle parole. Nel mio gioco l'idea è quella di avere delle parole per formare delle frasi. Quindi hai 250 parole, quindi fai una quantità, ma nemmeno, cioè infinita, diciamo, hai infinite combinazioni. E questo è stato il primo gioco che ho inventato, che se ci pensate è un gioco poi molto matematico, perché uno pensa che il gioco sia arte, creatività, estetica, colori, ma c'è tantissima matematica, perché quando a me è venuta questa idea, a quel punto lì devi dire, bene, ok, le parole, come facciamo? Quante categorie grammaticali ci sono? Sono 8, c'è il nome, il verbo, l'aggettivo, la congiunzione, eccetera. Ma non è finita, perché a quel punto il nome c'è maschile, femminile, singolare, plurale, il verbo c'è il tempo, la persona, quindi hai bisogno di un foglio Excel, di un foglio elettronico per incominciare a mettere giù, ma quante parole facciamo? Adesso Parolandia ha 252 parole, il primo ne aveva 504, perché non mi ero reso conto che ne bastavano la metà, e quindi la scatola ne conteneva il doppio. E quindi lì ho un lavoro statistico, matematico, ma attenzione che se metto il nome maschile devo mettere anche l'aggettivo maschile, anche l'articolo maschile, così via. Le persone, per cui ci sono poi tantissimi ragionamenti da fare. Quindi la mia anima, che è un'anima matematica, logico-matematica, è secondo me l'ideale. Infatti se andate a vedere un po' gli autori di giochi più in voga, io non mi considero assolutamente tale, io mi considero l'ultimo. No. Però quelli bravi, quelli che fanno i giochi, diciamo, importanti per i gamer, per i nerd, ecco, così ci siamo tornati al punto di partenza, moltissimi sono o informatici o ingegneri, perché quella è la forma per inquadrare, no? Io tengo anche dei corsi su come si progettano i giochi e spiego sempre che bisogna sostanzialmente sviscerare il contenuto
un po' quello che ho detto prima, sostanzialmente per trovare tutti gli elementi del gioco per poi dopo rimetterli in ordine. È come se ci fosse un'andata e un ritorno. Ok? Quindi c'è tantissimo lavoro analitico, quasi statistico, che bisogna fare. E l'idea invece è l'idea deve venire, lì non c'è niente da fare. Quindi o ti viene lei ecco, te la carichi in background prima di andare a dormire. E poi dopo un giorno, due giorni, tre notti ti sveglia lei e ti svegli e la scrivi dice come va fatta. Io in Biblioboom purtroppo questo brutto incarico, compito, che è quello di tenere il tempo, sì. E come al solito il tempo è andato e c'è scivolato, ma non fa niente perché veramente Helios oggi è una veramente un modo bellissimo per raccontare Biblioboom insieme ad Emanuele e magari se decidiamo le ultime due domande, così una io e una tu Helios, adesso tocca a te perché ne ho una anch'io, Sì, poi nulla ci vieta di fare un secondo tempo un'altra volta, un'altra puntata, anche perché infatti la mia sì quello come volete, così. Io ci sono. Ah no, anche noi, assolutamente. Domanda così, dai, un po' per buttarla così. Quali erano i vostri giochi da ragazzi, giochi in scatola di generazioni fa? Allora, il mio preferito era uno ed era Risiko, assolutamente. Quindi non amavo il Monopoly, nemmeno quelli da disegnare tipo Pictionary, Tabù, così. Proprio a me piaceva Risiko, quindi io dovevo solo mettere sulla compagnia dei amici per giocare a Risiko e mi divertiva molto perché comunque c'è molta tattica, molta strategia. Chiaro, c'è questo riferimento diciamo alla guerra, al combattimento, però quando ero un ragazzino non ci pensavo. Noi abbiamo fatto un gioco che si chiama Giro Giro Mondo, che ha un tabellone gigantesco perché è 52x78 centimetri che è il mondo, che è il planisfero, ed è un gioco dove invece vinci, diciamo, portando a bordo del tuo mezzo di trasporto degli amici. Quindi quando nelle fiere esponiamo questo tabellone, che è veramente grande, passano, no, magari i visitatori, è Risiko, è un combattimento, la guerra, no, questo qui è proprio il contrario, è il gioco sull'amicizia. Quindi senza rendermene conto ho fatto il gioco al contrario, no, comunque il Risiko mi piaceva moltissimo. Era destino. Te, Fra? Ah no, io invece amavo Pictionary. E poi amavo, vabbè, secondo me questa cosa la condivideremo, Helios, perché io ero un giocatore di Subbuteo. Anch'io quello, cavolo. Mi hai rubato, Per me quello è un gioco da tavolo alla grande, dove veramente le strategie sono altre, ma lì c'era anche tutta la collezione della... Io la collezione, cioè la squadra della Sampdoria degli anni 70-80, perciò non tifo Sampdoria, però la Juve, sai, tutte quelle cose che poi ti creavi intorno al mondo. Bello, sì. Anche per me assolutamente, avrei detto anche il Sobuto, io avevo anche le luci, gli spalti del Sobuto. Veramente? Sì. C'erano gli upgrade che erano... c'erano le panchine, c'erano le porte di un certo livello, le pali, io forse 13 o 14 palloni che erano i colori delle, sai, quelle cose, però era l'unico gioco, noi non avevamo, cioè a meno che non andavi al bar lì e c'era i videogame degli anni, il Pac-Man, tutti quei videogiochi lì dove mettevi la monetina di 100 lire, oppure avevi a casa tua il Subbuteo con quattro amici che erano pazzi, scatenati, furibondi, e lì la sfida era aperta sempre, lì vincere era fondamentale. Sono cambiati i tempi, va bene. C'erano le scommesse in ballo lì, altro che chi perdeva. Mi è piaciuto un sacco, posso dirvelo, che questa puntata mi è veramente piaciuta, divertente. Dobbiamo fare la seconda parte adesso, quando tu sei disponibile, perché ci piacerebbe entrare un po'
nel meccanismo di un gioco pensato, ma anche di presentarci qualche gioco e darci un po' anche le regole, perché va bene, dai, volentieri, volentieri. Se lo facciamo, ci fa veramente piacere. È stato prezioso il tuo stare insieme a noi a Biblioboom, veramente, e ti ringraziamo di cuore. Grazie a voi, è stata così bella perché avevo due persone che mi hanno coinvolto, infatti vedete che sono bello carico. Grazie mille. È stato un piacere, davvero. Speriamo di aver incuriosito chi ci guarderà a fare un giro in biblioteca, a guardare tutti i giochi che abbiamo. Ne abbiamo anche tantissimi di creativamente. E Emanuele, per concludere, se io ti dico ho una voglia assurda, tu cosa mi dici? Che ho una voglia assurda di tornare a fare le fiere. È andata a incontrare tante persone nuove e a spiegargli quanto è bello giocare. Ciao Emanuele, grazie mille. Ciao Emanuele. Allora ragazzi, ho una voglia assurda e poi la sigla, vero Elios? Assolutamente. Tu Fra cosa dici? Una voglia assurda della prossima puntata? No, ho una voglia assurda prima della prossima puntata di andarmi a mangiare una pizza banale, ridicola, semplice. E un'altra voglia assurda è quella di essere invitata dal mio amico Elios che prepara un pesce meraviglioso. Cioè, dai, sei tu. dai, ce la si può fare. A presto allora. Ciao. Ho una voglia assurda di andare al mare. Ho una voglia assurda di McDonald's. Ho una voglia assurda di rivedere i miei genitori felici di poter tornare al loro paesello del cuore. Ho una voglia assurda di bermi uno spritz, vabbè, facciamo anche due, con le mie migliori amiche al nostro bar, al tavolo, belle sedute comode, e divertirci un sacco.